che se è vero che siamo concentrati a pensare a quello che accadrà fra qualche ora, domani, nel weekend, se saremo o meno chiusi, è giusto proprio in questo momento allargare il nostro orizzonte e capire che cosa accadrà nonostante la pandemia. Saranno 3 giorni ricchi di ospiti, ci sta già attendendo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tra pochissimo saremo a Palazzo Chigi, 3 giorni in cui ovviamente ad alternarsi insieme ai moderatori che saranno qui sul palco. Ci sarà sempre il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Segretario, ben trovato. Buongiorno. Eccoci. Ovviamente non le posso dare la mano, sarà tutto un incontro gestito seguendo le regole del distanziamento. 3 giorni di discussione e di confronto per aprire anche le nostre menti oltre quello che accade evidentemente in queste settimane. Sì, noi abbiamo voluto organizzare queste giornate e chiamarle Futura proprio perché vogliamo parlare del domani, perché Futura è donna, perché è il momento di fare, è il momento però di fare insieme. Quindi abbiamo bisogno di mettere assieme tante intelligenze, di mettere assieme, di saper ascoltare, di saper dire, perché il tema è come riprogettiamo il nostro paese. Noi non vogliamo tornare a prima del Covid, perché c'erano troppe diseguaglianze, troppe diversità, troppe cose che non andavano. E quindi nel combattere il virus, credo noi dobbiamo provare anche a progettare il paese. E per farlo noi rivendichiamo anche che il mondo del lavoro sia coinvolto, che le organizzazioni sindacali, certo, siano parte di questa discussione. Ci sono tante cose da fare. Sanità, scuola, infrastrutture, un lavoro che non sia precario. E quindi da questo punto di vista queste vogliono essere giornate di pensiero, giornate d'azione per risolvere i problemi delle persone. E a proposito di questo, le farà strano parlare a una platea che non c'è? Il mondo del sindacato è un mondo ovviamente di partecipazione, anche di contatti, di strette di mano, di abbracci. Lei parlava ovviamente di un sindacato che vuole essere protagonista, ci attende già il Presidente del Consiglio Conte. Se si vuole accomodare lo salutiamo. Grazie. Subito, grazie. Senz'altro. A lei. Presidente, ci sente da Palazzo Chigi, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Semprini, e un caro saluto anche a Maurizio Landini e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Buona giornata. A proposito di partecipazione del sindacato, ci conferma la notizia, ha convocato i 3 segretari generali per lunedì per discutere di legge di bilancio? Assolutamente sì, siamo addirittura d'arrivo con la legge di bilancio, ovviamente la stiamo inoltrando al Parlamento e quindi inizia un serrato confronto anche con le parti sociali, in primis con i sindacati il lunedì. Un confronto serrato, Landini. Ovviamente lei non potrà adesso troppo anticiparmi o spoilerare, come si dice in termine televisivo, quanto andrete a chiedere a Palazzo Chigi. Fino adesso Palazzo Chigi si è mosso bene sulla pandemia, immagino che avrete apprezzato molto il blocco dei licenziamenti. Con che spirito vi presenterete lunedì? Beh, sicuramente il blocco dei licenziamenti e la proroga della cassa integrazione fino alla primavera, di fatto scade il 21 marzo, quindi passiamo l'inverno, come si dice, credo che sia stata una cosa molto importante e mi permetto di dire anche una cosa intelligente che abbiamo fatto assieme, tra l'altro col consenso di tutti i soggetti, anche delle associazioni, perché è il momento di dare anche un messaggio di protezione, di non lasciare solo nessuno. Ed è il momento di cercare di non far chiudere le imprese, ma anche di non licenziare le persone, anzi. E da lunedì, io credo, dobbiamo discutere di questo. Se dobbiamo ragionare, il prossimo anno deve essere l'avvio di un piano straordinario per creare lavoro, non per licenziare le persone. Noi abbiamo queste esigenze, credo che il Paese ha queste esigenze. E quindi credo che anche le cose che si cominciano a fare adesso debbono sì guardare all'emergenza, perché purtroppo non siamo ancora fuori dall'emergenza, ma debbono, già adesso noi dobbiamo cominciare a progettare il futuro, quindi le cose che si fanno debbono andare in questa direzione. Io penso, ne cito alcune, poi avremo modo di discuterne, che uno dei temi è sicuramente creare lavoro, quindi questo vuol dire fare investimenti. Vuol dire fare investimenti pubblici, vuol dire fare investimenti privati, ma avere degli obiettivi, delle missioni, investire su che cosa? Per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, ad esempio per il rispetto dell'ambiente, quindi con politiche industriali che vanno in questa direzione, per dare il digitale a tutto il paese, per fare le infrastrutture che reggono. E allora non bisogna dare soldi a pioggia, bisogna avere, concentrare le risorse, c'è il problema di come si spendono anche i soldi europei. E soprattutto c'è bisogno di uscire dalla precarietà, il lavoro deve essere stabile, ai giovani dobbiamo dare un futuro e mi permetto di dire abbiamo bisogno anche
di costruire una giustizia sociale nel nostro paese, e c'è un grande bisogno che è quella di una grande riforma fiscale che combatta l'evasione fiscale. In più colgo l'occasione, ringraziando il Presidente del Consiglio di essere qui con noi a discutere, quindi di qualificare queste nostre giornate con la sua presenza e con le sue idee, certo, che c'è anche un tema molto grande che è il lavoro che sconfiggerà il virus, è il lavoro delle persone che in questi mesi ha dato la capacità a tutti noi di reggere, ma allora questo lavoro va riconosciuto. È il momento anche di rinnovare i contratti, è il momento anche di investire sostanzialmente sulle persone che lavorano, perché dobbiamo attivare la responsabilità e l'intelligenza di ognuno di noi. Allora, Presidente Conte, ha sentito, sono tanti i temi da dibattere, lei ci ha concesso circa un'ora, e io ripartirei proprio dal lavoro, ma ovviamente dalla parte di emergenza, dal blocco dei licenziamenti, fino al 31 marzo, ma visto che stiamo vivendo un'ondata che probabilmente non terminerà nei prossimi giorni, anzi già qualcuno ci parla di una terza ondata a gennaio, febbraio, marzo, possiamo ipotizzare che il blocco dei licenziamenti magari per quelle categorie più colpite verrà prorogato oltre quella data di fine marzo? Buongiorno ancora a tutti. Beh, innanzitutto partiamo dal presupposto che questa decisione che abbiamo assunto a livello di governo, con il pieno coinvolgimento, come è stato ricordato da Maurizio Landini, delle parti sociali e anche delle associazioni di categoria, è stato uno sforzo, un impegno corale che abbiamo messo a punto, ci garantisce uno spazio temporale, stiamo parlando di quattro mesi e mezzo, per cui una cintura di protezione, di rassicurazione per tutti coloro che in questo momento hanno un lavoro. Questo è molto importante, questo ci permette di programmare meglio. E voglio inserirmi anche rispetto ai tanti temi che ha già toccato Maurizio Landini. Il 2021 sarà un anno molto importante per l'Italia, non per il governo, ma per l'Italia intera. Partiamo innanzitutto dal contesto anche internazionale. L'Italia avrà la presidenza del G20, cioè avrà la possibilità di richiamare tutti i leader del mondo, con tutti gli ospiti che verranno oltre a quelli del G20, a richiamare su alcune direttive fondamentali. Abbiamo la possibilità di concordare e definire un'agenda e chiamare tutti a riflettere su questi impegni. Avremo la copresidenza della COP26 sui cambiamenti climatici, sull'ambiente, l'evento più importante al mondo nell'ambito delle Nazioni Unite. E noi abbiamo la copresidenza sempre l'anno prossimo con la Gran Bretagna. Ancora abbiamo la responsabilità di organizzare in Italia il Global Health Summit. È un nuovo evento, una nuova iniziativa mondiale. L'Italia è stata scelta dalla Commissione Europea e da questa non profit americana, e quindi l'evento più importante in materia di salute. Questo è il contesto internazionale. Poi veniamo alle sfide più specificamente interne. L'anno 2021 deve essere e sarà l'anno della riforma fiscale, della riforma tributaria. L'abbiamo già annunciato. Non abbiamo fatto in tempo a realizzare, se non qualche spicchio di riforma, preannunciarla e realizzarla adesso, in questo scorcio di fine d'anno. Ricordiamoci che adesso, dal 1 dicembre, partirà il piano per i pagamenti digitali con tutti gli incentivi, ma il 2021 sarà l'anno della riforma fiscale e tributaria. Non solo, sarà anche l'anno delle politiche attive sul lavoro. Dobbiamo sistemare le politiche attive sul lavoro, dobbiamo riorganizzarle e offrire una prospettiva molto più concreta in questa direzione. I sindacati si stanno incontrando anche con i ministri competenti, in particolare con la Catalfo, per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali. Ecco, quella riforma va completata, anche perché durante questa sfida difficile della pandemia stiamo tutti, e io per primo, direi anche dolorosamente, constatando che i meccanismi degli ammortizzatori sociali sono meccanismi, anche dal punto di vista proprio burocratico, delle modalità di realizzazione, sono troppo antiquati. Li dobbiamo superare. Evidentemente, Presidente, di metterci mano insieme ai sindacati. Quali sono i punti dai quali vogliono ripartire? Vuole ripartire la CGIL sulla riforma degli ammortizzatori sociali? Landini. Ma sono due. Una, c'è una questione, insisto, di gestire l'emergenza. Noi stiamo chiedendo di incentivare i contratti di solidarietà, che vuol dire
in italiano, così capiscono tutti che anziché licenziare si può redistribuire il lavoro tra tutti i lavoratori, anche con integrazioni salariali, e vogliamo incentivare i contratti di solidarietà non solo per difendere il lavoro, ma per introdurre anche il diritto alla formazione. C'è un problema di formazione, di competenze delle persone di fronte anche ai processi tecnologici. Vogliamo estendere, si chiama NASPI, se per caso chi perde lavoro deve avere uno strumento che gli dia più tempo per garantire il suo reddito e per poter fare politiche attive per il lavoro. Allo stesso tempo, e lo diceva giustamente il Presidente, noi siamo d'accordo, noi abbiamo bisogno di, quando si parla di riforma degli ammortizzatori sociali, dobbiamo dire una cosa precisa, noi non abbiamo oggi un sistema universale che tutela tutte le forme di lavoro e ci siamo dovuti inventare, anche il governo si è dovuto inventare una forma anche di sussidio di reddito perché c'è una quantità di lavoro precario e di forme di lavoro che non hanno alcuna tutela. Ecco, io penso, mi permetto di dire che accanto all'anno della riforma degli ammortizzatori sociali, noi dovremmo anche farlo diventare l'anno di un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori, in cui tutte le persone che lavorano, non c'entra più se io sono a tempo indeterminato, se sono una partita IVA, se sono una persona che per vivere ha bisogno di lavorare, devo avere le stesse tutele, devo avere gli stessi diritti. Questo io credo sia una questione molto importante che noi dobbiamo affrontare, in più credo dentro al sistema degli ammortizzatori sociali, semplificandolo per rendere anche più facile questa cosa, c'è sicuramente un altro tema che è quello del diritto alla formazione permanente. Tutti i cambiamenti che oggi ci sono, lo dico parlando anche per il sottoscritto, no? Guardiamo le forme con cui adesso dobbiamo discutere. Io lo dico in battuta, prima della pandemia io avevo fatto pochissime videoconferenze, quasi non sapevo cosa volesse dire. In realtà l'accelerazione che questo processo ha avuto pone certo. Ognuno di noi di fronte a questi elementi. Colgo l'occasione, poi sto zitto, per interloquire con il Presidente su un punto. Mi permetto di dirglielo così. Guardi, Presidente, c'è un tema che secondo me noi dobbiamo affrontare proprio perché c'è una volontà di cambiare le cose. Ci rendiamo tutti conto che potrebbe essere anche un'occasione quella di progettare un nuovo Paese. C'è il problema di come si fa questo confronto. Noi vorremmo poter, così come abbiamo fatto, ad esempio, con i protocolli della sicurezza nella fase più impegnativa della pandemia, io credo che quello sia un modo molto importante. Ci siamo incontrati, abbiamo discusso prima di prendere le decisioni, abbiamo anche trattato due giorni dietro fila assieme, però questo è il punto, progettare assieme i cambiamenti, quindi non discutere dopo. Vorreste di fatto luogo fisico anche dove incontrarvi spesso con il Presidente del Consiglio al di là? Troviamo una forma e un modo, ci siamo incontrati in questo, io non voglio banalizzare, ma faccio proprio un esempio, cioè abbiamo gestito l'emergenza, oggi progettare il cambiamento, che non è solo cosa succede domani, è che paese avremo nei prossimi 5-10 anni, che Europa vogliamo avere. Io credo che c'è bisogno di lavorare assieme, c'è bisogno di, anche avendo idee diverse, c'è bisogno di progettare assieme, e non lo dico semplicemente per il sindacato, ma per coinvolgere il mondo del certo. Lavoro, per far partecipare le persone. Allora sono molti... Bisogna unire, non dividere, questo è il punto, e usare l'intelligenza di tutti. Sono molti i temi ovviamente che sono d'attualità per quanto riguarda i lavoratori, allora io vi porto in settori specifici quelli più colpiti in queste ore. La sanità, prima la scuola, Presidente Conte ribadisce che farete di tutto per non chiudere le scuole, insomma la voce di lockdown è tornata prepotentemente. Alcuni comuni con loro decisioni, peraltro come sa anche in questi casi contestati, l'ultimo Palermo, decidono di chiudere tutte le scuole. Il vostro obiettivo è che le scuole siano quelle che chiudono per ultime? Guardi, dobbiamo essere molto franchi sulla scuola. Le nostre ricerche, i nostri dati ci dicono che le scuole di per sé non sono, di per sé stesse, non sono focolai per quanto riguarda la diffusione del contagio. Noi cerchiamo di analizzare tutti i dati, abbiamo un approccio molto pragmatico. Ovviamente c'è anche però il valore ideale della formazione in presenza. La relazione interpersonale tra docente e discente e gli alunni e i loro professori è fondamentale. Voi immaginate, perché ad esempio abbiamo voluto dare un segnale per le zone rosse? Nelle zone rosse non vi sarà sfuggito che abbiamo cercato di mantenere il presidio delle scuole elementari, ma anche delle medie. Continuiamo a chiamarle medie. E la prima media, sono appena arrivati, si conoscono appena. Forse i professori non conoscono ancora, non sanno ancora chiamare per nome i loro alunni. Mandarli a casa e passare la didattica a distanza sarebbe stata veramente una grossa perdita. Ecco perché cerchiamo di mantenere questo presidio.
Poi è chiaro, le scuole, questa movimentazione, quello che avviene intorno alle scuole, prima e dopo le scuole, può costituire un focolaio di contagio. Ecco perché dobbiamo puntare molto sul rispetto anche delle regole, la mascherina, le distanze, igienizzare spesso le mani. Sono delle regole fondamentali che devono essere seguite dai nostri ragazzi. Però posso dire l'esperienza anche concreta, quella empirica, ci dimostra che i ragazzi, i nostri ragazzi, rispettano molto queste regole. Poi certo il fine settimana vediamo invece delle immagini che non... Adesso la portiamo anche al fine settimana. Nel mondo della scuola resto, mi permetto di dire che ci sono insegnanti che si stanno impegnando in una maniera anche commovente, lo dico da papà di quattro figli che prendono il loro telefonino, ormai ti chiamano a casa loro, provano a collegarsi in tutte le maniere a fronte di un'organizzazione che adesso a livello globale ancora non c'è. Al mondo della scuola, quale appello fa il segretario Landini? Quello anche ai professori, ai maestri, di serrare le fila, di stringere i denti, di esserci comunque, di non cedere? Assolutamente sì, noi condividiamo il fatto di aver scelto di non chiudere le scuole e dico in modo molto chiaro che per quello che ci riguarda l'insegnamento in presenza rimane l'elemento fondamentale su cui la scuola deve continuare a vivere. Non può essere sostituito l'insegnamento in presenza con l'insegnamento a distanza. Si possono convivere, ma ci deve essere un elemento di centralità. Io qui dico un punto. Io ho trovato importante anche le scelte che il governo in questa fase ha fatto, ma credo, lo dico così, che noi non dobbiamo solo ragionare adesso, ed è un esempio di quello che voglio dire anche come metodo, non dobbiamo solo ragionare di cosa succede da qui a fine anno rispetto alla pandemia, se si riuscirà con tutti gli sforzi che si stanno facendo a realizzare quello che si sta provando a fare, cioè non arrivare a una chiusura generalizzata. Ma io credo usiamo questi mesi, usiamo già queste settimane per ragionare, per garantire che il prossimo anno comunque l'anno scolastico si realizza e si va avanti. Al limite discutiamo se c'è bisogno di intervenire sui trasporti, di ragionare anche sui turni, sugli orari, sulle cose che in un qualche modo abbiamo visto possono determinare dei problemi. Per questo dico, questo è il livello di confronto. Progettiamo questa cosa, che è perché la scuola è un bene comune, la costruzione di una cultura, di una conoscenza è davvero un elemento decisivo e noi giovani non li possiamo far perdere questo tempo. Cioè non utilizzare a modo questa cosa. Io credo che se ragioniamo così c'è una volontà sia degli insegnanti sia secondo me degli studenti, perché stiamo parlando di una cosa molto importante, ma allora facciamo questo sforzo ed approfondiamo sostanzialmente questa cosa. In più lo dico sia per i lavoratori della sanità che per i lavoratori della scuola che per i lavoratori in senso generale, siccome è il loro lavoro che in questa fase sta affrontando questa situazione, noi abbiamo bisogno di investire anche sul loro lavoro e abbiamo bisogno anche di investire sul rinnovo dei contratti e sul miglioramento anche delle loro condizioni. Io credo che sia un altro segnale in questa fase molto importante. Presidente Conte, sul mondo della sanità potremmo parlare per ore, ovviamente lei non ci può concedere troppo tempo. Al di là delle immagini shock, quelle del Cardarelli, ci siamo reso conto, e guardi, anche in questo caso glielo dico personalmente, da purtroppo malato di Covid fino a 3 settimane fa e poi negativizzato, di come sia saltata la medicina territoriale, quella che ci deve essere vicina, dal medico di base fino alla ASL che non ti chiama. Su questo avrà notato un'interessante analisi della Milena Gabbanelli a proposito di quanto poco si sia investito ad esempio sulle borse di studio per quanto riguarda i medici di base, di quanto poco si siano incentivati anche i giovani medici a diventare medico di famiglia piuttosto che specializzato. Su questo vi state impegnando, visto che parliamo a lungo termine, non parliamo del medico che domani in più deve arrivare al Cardarelli, vi state impegnando davvero per una medicina territoriale che è quella che può far affrontare al meglio la pandemia, perché lo ricordiamo, la maggior parte delle persone contagiate poi devono rimanere in casa ma devono essere assistite e non abbandonate? Guardi, per quanto riguarda il dibattito sui eventuali nostri errori, su manchevolezze da parte del governo in questa gestione dell'emergenza della pandemia, c'è anche sicuramente una scarsa incisività sul lato della medicina territoriale. Però dobbiamo tener conto che qui ormai veniamo da politiche sanitarie che ormai avevamo fatto una scelta completamente diversa. In pochi mesi invertire questa direzione di investimento, di tendenza, è assolutamente difficilissimo. Farlo poi in un'emergenza rischia di essere veramente ancora più difficile. Però siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo rafforzare la medicina territoriale. Quindi col Ministro Speranza su questo abbiamo le idee chiarissime. D'ora in poi questo errore non deve essere più ripetuto.
dobbiamo completamente riequilibrare e rilanciare quello che è l'apporto, il ruolo della medicina territoriale e anche rinforzare ad esempio la telemedicina. Dico soltanto una cosa, che un segnale lo stiamo dando, ad esempio non vi è sfuggito che nel rinnovare i contratti dei medici di base e dei pediatri di libera scelta abbiamo anche previsto 30 milioni in più proprio per coinvolgerli adesso in questa attività di supporto all'emergenza sanitaria. È chiaro, in questo momento noi stiamo soffrendo lo stress delle strutture sanitarie, dei servizi sanitari ospedalieri, è dovuto anche al fatto che quando c'è il positivo, ovviamente non essendoci questo rapporto col medico di base o comunque spesso non essendo così coinvolgente in questo momento questo rapporto, si va subito alla struttura ospedaliera e a quel punto lì si grava la struttura ospedaliera anche con positivi che semmai potrebbero tranquillamente essere trattati a casa essendo seguiti dei medici di riferimento. Allo stesso modo una soluzione che adesso con la Protezione Civile stiamo perseguendo è quella del Covid Hotel. Perché è importante questo? Perché è chiaro che alcuni che vengono in questo momento ricoverati nell'area medica, sto parlando ovviamente, non terapie subintensive e intensive, potrebbero tranquillamente essere seguiti in Covid Hotel o dimessi anche prima dalle strutture ospedaliere, dove potremmo invece farli ritrovare in Covid Hotel. Questo vale anche per persone che in questo momento a casa, per ragioni di spazio, non riescono a garantire quell'isolamento rispetto agli altri familiari. Tutto questo stiamo cercando di farlo, facciamo con la Protezione Civile, lo facciamo e abbiamo chiesto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Però è chiaro che invertire oggi, nell'arco di poche settimane, di pochi mesi, quella che invece è una politica sanitaria perseguita in modo chiaro, scientifico, in tutti gli ultimi anni, è qualcosa di molto complicato. Tra poco vi porto al decreto ristori, devo però non proiettarmi troppo nei prossimi mesi, ma a questo weekend. Presidente, la vediamo in televisione in questo weekend a fare qualche annuncio o no? E poi, in verità, da quello che ci attendiamo, le decisioni riguarderanno singole regioni, ci conferma il fatto che qualcuna passerà da giallo ad arancione, forse qualcuna, come la Campania, direttamente da giallo a rosso. E poi, e metto tutto insieme, mi risponde lei e le chiedo velocemente, ma se alcune regioni attualmente gialle sono diventate giallo plus, come ha detto Zaia, eviteranno poi di diventare arancioni? Con questi colori ci stiamo capendo sempre meno, sinceramente. E invece capisco che c'è una comunicazione, però attenzione, quella del governo vi invito a considerare molto lineare. Poi per carità è chiaro che se tutti i giorni in tutte le TV, in tutte le trasmissioni ci sono tantissimi ospiti, anche virologi, anche scienziati, esperti che hanno diverse opinioni, ci sta che venga fuori una sinfonia di opinioni. Però mi permetto di sottolineare la comunicazione del governo, del sottoscritto, del ministro Speranza, degli altri ministri, è molto lineare, molto univoca. Ed è questa. Oggi, venerdì, ci sarà l'aggiornamento dei dati della curva epidemiologica, saranno rielaborati, ancora ieri sera so che stavano lavorando, c'è una cabina di regia, l'abbiamo chiarito, presso l'Istituto Superiore di Sanità con la partecipazione delle regioni, quindi oggi ci aspettiamo che ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda le situazioni, i livelli di rischio delle singole regioni. Questo comporterà conseguentemente che la cabina di regia, condividendo i dati col comitato, col CTS, col comitato degli esperti, indicherà quali sono le regioni che meritano una nuova classificazione. Il ministro della Salute Speranza, non discrezionalmente, non con una scelta arbitraria, recepirà queste indicazioni. Quando lei mi dice, ma conferma che ci sarà un upgrading di questa regione, ci sarà una nuova colorazione, io non confermo nulla, perché in questo momento stanno lavorando, quindi il governo non sa e ha fatto questa scelta di applicare un metodo assolutamente scientifico che a questo punto caratterizza e distanzia anche l'Italia. Attenzione, ci siamo assunti tutte le responsabilità. Oggi l'Italia viaggia su un percorso, un metodo diverso da tutti gli altri paesi, ad esempio del continente europeo, perché noi abbiamo questo sistema elaborato scientificamente con tutti questi parametri, molto sofisticato, molto articolato, ci assumiamo la responsabilità di seguirlo.
Io confido che oggi l'RT nazionale, la media, ricordiamo, è la misura della velocità di contagio, che vi ricordo nelle ultime settimane è arrivato a 1,7, oggi possa già, per effetto di queste misure adottate, di questo sistema della colorazione delle regioni, come voi dite, che oggi questo RT da 1,7 si sia abbassato. Questo significherebbe che la curva epidemiologica e le misure da noi adottate con i DPCM, con questo nuovo sistema, iniziano già a dare i primi effetti. Se fosse così, saremmo incoraggiati su questa strada, anche coraggiosa, se mi permettete, perché siamo... Se fosse così, Presidente, quindi, e poi dopo ritorniamo sui temi insieme al sindacato, se fosse così, è escluso il lockdown a livello nazionale. Io l'ho sempre detto, noi stiamo lavorando, questa strategia è diversa da quella della primavera. Allora non avevamo una base scientifica, non avevamo un metodo, non avevamo un manuale, non avevamo degli scenari di rischio. Adesso invece, con questo sistema, con questo monitoraggio, noi abbiamo il dovere di intervenire dove c'è bisogno e di non intervenire penalizzando territori che non lo meritano. Questo ci consente quindi di limitare anche i danni economici a beneficio di tutti. Questo significa creare risorse per chi davvero ne ha bisogno. Chiaro. Segretario Landini, ho dovuto fare queste domande perché ovviamente ci interessano tutti come lavoratori, come cittadini. Le chiedo però, a proposito del decreto ristori, voi siete contenti di come si sta muovendo il governo e proprio per il discorso delle diverse colorazioni delle regioni, degli interventi che possono essere diversi per ristorare il bar che è chiuso, il bar che è aperto? Vi augurate come sindacato in questo caso un ristoro nazionale o è giusto incidere a seconda del territorio? Ma sulla questione della sanità io vorrei dire questo, e non è un problema semplicemente di questo governo, però in questo paese e in Europa, in questi ultimi 10 anni, noi abbiamo assistito a una logica che ha portato progressivamente a tanti tagli della spesa sociale. Io voglio dare un dato, settore sanità in Italia negli ultimi 10-12 anni ci sono stati tagli per circa 37 miliardi. Quindi quello che io penso è, oltre a prendere atto che è vero che anche questo governo ha aumentato la spesa sanitaria in questo periodo, ha fatto delle cose, sono innegabili, ma io mi permetto di dire oggi, oltre a gestire l'emergenza, noi stiamo dicendo che bisogna fare uno sforzo anche ulteriore di assunzioni, ne discuteremo anche dentro la legge di stabilità, per quello che ci riguarda potrebbe essere utile investire anche di più perché oggi c'è un'emergenza, ma noi abbiamo bisogno di un piano davvero di investimento sulla sanità pubblica, non solo per ospedali. Perché il vero punto che sta emergendo, anche questo sistema che indica delle diversità nel paese, è perché noi non abbiamo un sistema sanitario nazionale, abbiamo 21 sistemi a seconda della regione in cui sei e ci sono tante diversità e soprattutto quello che si è indebolito in questi anni sono i servizi sociosanitari sul territorio. Senta, di vicinanza alle persone. Questo dunque ci dovrebbe portare di nuovo ad una sanità nazionale, voi sareste per questo? Io penso che bisogna arrivare ad un sistema sanitario nazionale che garantisse gli stessi diritti e le stesse tutele dappertutto, dove ci sono dei livelli di assistenza garantiti minimi per tutti in tutta Italia. Questo è il tema che oggi noi non abbiamo. Dentro a questo, per me, il problema non è mettere in discussione l'autonomia delle regioni, anche se dovremmo riflettere che la famosa riforma del titolo V del 2001 a noi non ci è mai piaciuta, non ci ha mai entusiasmato e secondo me dei problemi ne stanno emergendo. Ma oggi il tema è come quell'autonomia sia fatta per migliorare, non che in realtà oggi hai situazioni anche molto diverse, perché il fatto che ci siano anche questo modello che il governo ha assunto, scientifico, e che tiene conto anche di che cosa succede, tiene anche conto di quelli che sono le strutture sanitarie che in ogni regione ci sono e che sono diverse. E qui lo dico da questo punto di vista, perché questo è un tema molto importante. Noi ad esempio, mentre noi qui stiamo discutendo oggi, ci sono anche i lavoratori di tutto il settore pubblico che stanno manifestando la loro solidarietà, i lavoratori della sanità. C'è una situazione che va affrontata e quindi che richiede questo elemento. Detto questo, io penso che in questa fase aver messo mano a molte forme di sussidio. Siamo partiti dal blocco dei licenziamenti e dalla cassa integrazione, ma poi oggi questo elemento sta colpendo alcuni settori. Noi siamo in un teatro, pensiamo a quello che sta succedendo anche in tutto il settore dello spettacolo, oltre che nei ristoranti, nei cinema e tutto il resto. Quindi è chiaro che c'è bisogno di un intervento e quindi noi non abbiamo contrarietà di principio. L'unica cosa che voglio dire è questa.
noi siamo contrari e bisogna che lo evitiamo, almeno per quello che ci riguarda, di pensare ad una logica di finanziamenti a pioggia indistinti. Noi abbiamo bisogno, nel momento che mettiamo soldi pubblici e nel momento che mettiamo anche ragioniamo rispetto agli investimenti europei, io credo che sia il momento di mettere anche delle condizionalità rispetto al rispetto dei contratti e soprattutto c'è bisogno, qui è il punto, di progettare e di definire quelle che sono delle priorità di investimento per far ripartire il nostro paese. Vi porto tra poco agli investimenti europei, ovviamente al Recovery Fund, ma chiedo a Landini, siete contenti del blocco dei licenziamenti? Ci sono invece delle categorie a rischio, leggevo ad esempio in fila per il banco alimentare, ci sono ora camerieri, artigiani, lavoratori dello spettacolo, guide turistiche, ci sono categorie per le quali il governo deve fare di più e subito, lo dica a Conte. Dentro sicuramente il blocco dei licenziamenti e di nuovo la cassa integrazione e anche una serie di misure che sono state messe in campo estese vanno in una direzione corretta. Noi anche quando ci siamo incontrati col Presidente nelle scorse settimane abbiamo indicato e anche al Ministro del Lavoro nei giorni scorsi che ci sono alcune figure o alcuni settori che ancora è necessario. Penso a partite IVA che hanno meno di 5.000 euro all'anno, penso ad altre cose. C'è la necessità. In questo però io vedo non solo coprirli, qui c'è la necessità di andare davvero verso una riforma degli ammortizzatori sociali, che sia universale e soprattutto, la dico in modo molto secca, noi abbiamo troppa precarietà in questo Paese. E siccome negli anni passati sono state fatte anche delle leggi sbagliate, io penso che ci sono anche una serie di forme che debbono essere cancellate, che non hanno ragione di esistere, e abbiamo bisogno di costruire un sistema di tutele nel lavoro. Quando dico universale è perché tutti debbono concorrere a sostenere questa cosa, imprese, chiaro, lavoratori. Presidente, andiamo sui fondi europei. A proposito delle cifre, noi parliamo sempre di più di 200 miliardi, ovviamente parte in fondo perduto, parte invece in prestiti. Di queste cifre, tutti i 200 miliardi verranno reinvestiti, ad esempio, per appalti, per investimenti pubblici o soltanto la parte a fondo perduto? Ci rifà chiarezza su questo, perché è un dibattito che a volte un po' perdiamo. No, guardi, noi sfrutteremo tutti, a differenza anche di altri paesi, da quello che mi hanno anticipato alcuni colleghi, altri leader, noi utilizzeremo tutti i soldi a disposizione, sia quelli, i prestiti, sia quelli, i sussidi, quindi quelli a fondo perduto, i soldi, le risorse a fondo perduto. Noi riteniamo, poi alcuni saranno sostitutivi rispetto a stanziamenti già appostati, ma comunque intendiamo sfruttare tutte le risorse europee. E lo faremo ovviamente per modernizzare il Paese. Ecco, se mi chiedete qual è l'obiettivo fondamentale, modernizzare il Paese. Quindi digitalizzare tutto ciò che è possibile digitalizzare, rendere più efficiente la pubblica amministrazione, operare quella transizione energetica. Questa è una grande opportunità, queste iniezioni di risorse ci danno la possibilità di perseguire gli obiettivi che avevamo già a livello internazionale. Penso all'agenda dell'ONU 2030, a neutralità, la neutralità climatica per quanto riguarda il 2050. Noi vogliamo subito realizzare, ad esempio, la siderurgia in Italia, dobbiamo subito indirizzarla verso uno sviluppo verde e questo è l'occasione, questi sono soldi, finanziamenti che ci serviranno per avviare tutto il sistema in questa direzione. Da questo punto di vista sono d'accordo con Maurizio Landini, quindi quando ovviamente avremo un tavolo lunedì, sarà per la legge di bilancio, ma siccome stiamo adesso lavorando ai progetti concretamente, li stiamo selezionando, li stiamo affinando, li stiamo accorpando, ci sarà un tavolo con loro doveroso e con tutte le parti sociali, le associazioni di categoria, anche sul Recovery Fund, perché anche loro devono partecipare a questa grande intrapresa, questo grande sforzo collettivo di modernizzazione del Paese. Le loro opinioni... Lei ha detto che tutti questi fondi verranno sfruttati, le posso chiedere, perché ne sono arrivati tantissimi di progetti, su questo la stessa von der Leyen ha tra virgolette stimolato le comunità territoriali, no, a farne e a utilizzare questi fondi, ma il governo andrà sulla linea dei grandi investimenti, dei grandi lavori, penso a quando si riparla del ponte sullo stretto, o penserà invece a ridistribuire più a pioggia questi fondi per tanti piccoli, medi lavori in tutto il territorio? E su questo poi voglio chiedere anche al sindacato qual è la posizione. Allora guardi, no, noi dobbiamo conservare, no. Per modernizzare il Paese bisogna avere una visione strategica, bisogna avere delle grandi direttrici, dei grandi progetti. Però ciò no, quindi la parcellizzazione significa distribuzione a pioggia? Assolutamente no,
Però è anche vero che alcuni dei progetti che noi perseguiremo avranno una ricaduta molto parcellizzata. Penso ad esempio all'efficientamento energetico. Ecco, è chiaro che quelli si poseranno a terra diffusamente, ma l'importante è conservare sempre direttrici fondamentali, grandi progetti, grandi aggregazioni. Su questo non ci possiamo permettere di distribuire soldi a pioggia, devono tutti inserirsi in questo più complessivo disegno. Solo così modernizzeremo il paese, solo così potremo, ad esempio, rendere più efficiente la pubblica amministrazione, più veloce la giustizia civile, penale, tributaria. Solo così potremo migliorare le infrastrutture, la rete, l'alta capacità, l'alta velocità e potremo creare. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Maurizio Landini all'inizio. Non sono intervenuto per non interromperlo. Noi dobbiamo creare nuove opportunità di lavoro. Noi non dobbiamo solo intervenire a salvaguardare il lavoro che c'è, dobbiamo creare nuove opportunità di lavoro. E la transizione energetica, ad esempio, molti pensano, anche, guardate, parlando con molti miei colleghi leader, alcuni di loro sono molto preoccupati perché ritengono che la transizione energetica taglierà posti di lavoro. Siccome hanno impianti industriali, vecchie, diciamo, sistemi produttivi, loro pensano, sono molto preoccupati per questa transizione, però molti studi, studi molto accreditati, invece dicono che la transizione energetica creerà anche nuove opportunità e noi dobbiamo sfruttare questa prospettiva. E se mi permettete, poi lascio la parola a Maurizio Landini, sono d'accordo sul fatto che sarebbe bello operare anche una revisione, un aggiornamento e un rinforzamento dello Statuto dei lavoratori. Risale al 1970. Quando parlo dello Statuto dei lavoratori, scusate, da giurista non posso non menzionare un illuminato giuslavorista, Gino Giugni, che ha avuto una grande voce nella elaborazione di questo documento programmatico molto importante. Quindi lavoriamo sicuramente all'aggiornamento dello Statuto dei lavoratori, però lancio una sfida a Maurizio Landini. Lavoriamo anche insieme con le associazioni di categoria datoriali e con voi per uno Statuto dell'impresa. Anche l'impresa in Italia deve avere la possibilità di avere chiari diritti, chiare possibilità di poter avviare in poco tempo, con piccola spesa, una nuova attività produttiva, una nuova attività commerciale. Anche l'impresa deve avere chiarezza, certezza di tempi, semplificazione in tutte le attività che vanno compiute, anche con l'impatto, nell'impatto con la pubblica amministrazione. Chiaro, Landini, accettate questa sfida, peraltro domani lo ricordo, il suo faccia a faccia qui con Carlo Bonomi, ovviamente nuovo leader di Confindustria, che in alcuni casi ha avuto una politica direi abbastanza aggressiva che poco avete apprezzato. Io penso che noi dobbiamo partire da quello che è successo in questi anni. Il livello di precarietà nel lavoro che c'è nel nostro paese non è da nessuna parte. E badate, questo non lo dico solo perché ha peggiorato le condizioni di chi lavora, ma perché questo elemento ha ridotto anche la produttività del nostro paese. Perché siamo il paese che ha tanta precarietà e pochi investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo. E molte volte si è scelta la strada di una bassa competizione giocata anche sulla riduzione dei diritti e sulla riduzione del costo. Quindi io credo che ci sia da fare un cambiamento, perché da un certo punto di vista io penso che in un qualche modo debba oggi essere rilanciata anche un'idea di responsabilità sociale anche del fare impresa. Noi abbiamo in molti casi, penso ai livelli anche di illegalità, al sistema degli appalti, dei subappalti, dei sottappalti, noi dobbiamo premiare quei comportamenti virtuosi anche di chi fa l'imprenditore e colpire quelli che lo fanno anche in un modo sbagliato. E io credo che questo sia un punto importante su cui dobbiamo mettere al centro la nostra discussione. E in più, mi permetto di dire, io vedo un tema, penso che ci sia un problema anche di ruolo dello Stato nell'economia, che non è sostituirsi alle imprese. Ma da un fatemela dire così, è quello che penso. Il mercato da solo, lasciato libero come è stato in questi anni, non è in grado di rispondere alla complessità e alle sfide che oggi ci sono, sia quella ambientale, sia quella digitale, sia quella di un nuovo stato sociale fondato sulla sanità pubblica, sulla scuola e tutto il resto. Quindi state chiedendo allo Stato un intervento maggiore sul No, mercato? stiamo dicendo che bisogna fare delle scelte, bisogna individuare delle missioni precise, in modo che tu i finanziamenti e gli aiuti li dai, ma tutti vanno in quella direzione. È la sanità pubblica, è la sanità sottosanitaria, è il diritto alla formazione,
è la scelta sull'ambiente, è la scelta sull'estensione del digitale, è la scelta che si investe sul lavoro, è la scelta che si fanno gli investimenti per le infrastrutture di un certo tipo, allora devi andare in quella direzione lì, perché questi processi non riguardano un settore. L'idea dei settori, secondo me, è superata. Oggi c'è una trasversalità e in più, mi permetto di dire, c'è una dimensione. Questa discussione o la si fa a livello europeo, non ce ne viene fuori. Cito l'acciaio, per dirne una. Guardate che se ad Conte esempio ha parlato in Europa di siderurgia verde, le chiedo magari su questo un esempio, sì, pratico per ArcelorMittal, per la situazione del nostro paese. Faccio due esempi. Uno, in Europa, se ce la vogliamo dire tutta, a proposito di Europa, o tu metti una tassa sulla carbon tax anche dell'acciaio che viene fuori dall'Europa, o altrimenti rischi di far saltare quelli che fanno gli investimenti per produrre in modo pulito, perché arriva in Europa da altre parti acciaio che non viene prodotto con determinate caratteristiche. Certo. Quindi c'è una battaglia europea. Due, certo che io sono assolutamente per tutti i rinnovi. Parliamo di Ilva, è dal 2010, dal 2012 che i lavoratori si battono perché da un certo punto di vista si sia in grado di fare gli investimenti per mettere a norma quegli impianti. E da un certo punto di vista questo c'è, ma badate che questo vuol dire assumere anche un altro elemento. Se noi vogliamo realizzare gli obiettivi di superare il carbone e di affrontare determinate scelte, oggi è il momento di farle. E quando dico un ruolo dello Stato, perché c'è anche un coordinamento delle grandi imprese del nostro paese, perché le grandi imprese che operano anche sui settori dell'energia sono anche imprese pubbliche, Eni, Enel, Snam. Allora io penso che ci voglia anche un coordinamento su queste scelte che si fanno e che tipo di processo si sviluppa. Quando dico un intervento dello Stato intendo questo. Io metto dei soldi e do dei finanziamenti, ma tutti devono andare in quella direzione. Chiaro. Cioè oriento in questo caso anche il mercato, oriento anche i comportamenti. E poi questo certo è un cambiamento anche per il sindacato, però credo che questo sia un passaggio che noi abbiamo di fronte. Progettare il cambiamento per noi vuol dire questo. Allora mi sembra che siete disposti tutti al cambiamento, però parlavamo di trasversalità e di nuovi lavori, non possiamo non citare, Presidente Conte, lo smart working. Su questo ovviamente già sensibilizzo anche Landini, e per adesso non c'è un regolamento dello smart working, c'è un galateo dello smart working. In questo momento peraltro ci stanno seguendo molti iscritti, appassionati, legati alla CGIL tramite la piattaforma collettiva.it, e magari in questo momento da un lato ci seguono su collettiva e dall'altro stanno lavorando. Questo potrebbe essere, come dire, la parte positiva dello smart working, ma ci sono tante parti negative. Chiedo prima ovviamente al Presidente del Consiglio come intendete intervenire sul regolamento dello smart working e poi chiedo al sindacato quali sono ovviamente i loro paletti. Guardi, mi permetta solo una piccola parentesi su quello che stava dicendo prima Maurizio Landini. Tra i temi che abbiamo toccato nell'incontro, nel confronto politico che c'è stato con i leader delle varie forze, vi ricordate la settimana scorsa c'è stato questo incontro, ci siamo dati anche una tabella di marcia perché è necessario rivedere un attimo 29 punti programmatici, aggiornarli e definire anche le priorità in materia di politica economica e sociale. Ecco, tra i temi che io stesso ho posto e su cui abbiamo convenuto occorre una riflessione di queste forze di maggioranza, di tutte le forze di maggioranza e quindi del governo, è proprio il ruolo dello Stato per quanto riguarda l'intervento in economia. Siccome qui quindi è anche un problema di paradigma, se mi permettete, culturale. Qui si è passati da un liberismo spinto degli ultimi anni rispetto invece a modelli più o meno dirigistici o comunque un po' contaminati che si sono affermati nei fatti. È bene affrontare pubblicamente questo dibattito col contributo delle forze sociali, perché non dobbiamo avere, innanzitutto da un lato abbiamo l'obbligo di muoverci secondo una direzione strategica, ancora una volta, e non a seconda della casualità, delle occasioni che si presentano. E dall'altro è giusto che con l'intero Paese, direi anche col Parlamento, ci si confronti e questo modello, questa direzione strategica venga acclarata pubblicamente. Chiudo parentesi, ritorniamo invece allo smart working. Per quanto riguarda lo smart working, dobbiamo dircela tutta, è stata una necessità a cui abbiamo fatto ricorso. Abbiamo fatto ricorso in questa pandemia per limitare la circolazione dei lavoratori, quindi laddove possibile, anche adesso, se avete visto durante questa seconda ondata, progressivamente con le misure restrittive vari DPCM abbiamo un po' elevato la soglia del ricorso allo smart working. È ovvio che non è questa anche diciamo la soluzione migliore, perché farla così sotto necessità, ricorrere a questa forma di lavoro anche da remoto,
sulla base di una contingenza, di una emergenza, non significa evidentemente programmare quella che è una nuova organizzazione più elaborata, articolata e anche più efficiente organizzazione del lavoro. Peraltro si creano anche qui delle diseguaglianze, perché la cosa che come decisore politico mi fa più soffrire, lo devo dire pubblicamente, è il fatto che durante questa emergenza si accumula risparmio privato, però questo risparmio privato non nasconde ricchezza per tutti. Perché è chiaro che un lavoratore, ad esempio pubblico, ma smart working, significa che ha la possibilità di lavorare anche più comodamente da casa, di organizzarsi meglio la propria attività, il proprio lavoro, di aver garantito un reddito, uno stipendio e addirittura di poter anche contribuire, evitando gli spostamenti, a risparmiare qualcosina in più. Per non parlare ovviamente delle limitazioni alla circolazione, alle occasioni anche di socialità, quindi uno risparmia anche per quanto riguarda, non so, l'uscita di fine settimana, il viaggio e via discorrendo. Dall'altra ci sono invece lavoratori che non possono ricorrere allo smart working o esercenti attività commerciali, eccetera, che non possono godere e sono molto meno protetti. Quindi le nuove diseguaglianze che si stanno creando in questa emergenza ci impongono, su questo sono d'accordo con Maurizio Landini, interventi selettivi. Interventi selettivi, le risorse pubbliche non debbono essere distribuite a pioggia, ma devono essere distribuite in modo mirato. E sicuramente dobbiamo riconoscerlo, partite IVA, tutti coloro che hanno attività commerciali, che soffrono in questo momento, sono quelli meno tutelati, lavoratori precari, stagionali. Non a caso adesso ha firmato il ministro Franceschini dei decreti, da ultimo, per rendere attuative misure e risorse già stanziate. Abbiamo ad esempio nel mondo dello spettacolo, del turismo, tantissima sofferenza. Cito solo una parte dei settori in sofferenza. Su questo e sullo smart working volevo sentire Landini, anche sui regolamenti, ha citato i dipendenti pubblici, insomma non vi sarà sfuggita la polemica legata alla presunta o tale improduttività dei dipendenti pubblici quando lavorano da casa. Vi posso dire da dipendente pubblico, da dipendente della RAI, che se uno non lavora dall'ufficio non lavora neanche da casa e viceversa, insomma non è tanto il luogo quanto poi la sua attitudine, la sua occupazione, segretario. Io credo che il nostro problema è valorizzare il lavoro. Insisto, in questi anni il lavoro è stato svalorizzato ed è troppo precario. E da un certo punto di vista riflettevo anche la cosa che diceva prima il Presidente, sfidandoci facciamo anche uno statuto dei diritti non solo del lavoro ma anche dell'impresa. Io penso e lo ribadisco questo concetto. E cioè c'è un problema di recuperare un ruolo è una responsabilità sociale dell'impresa e da un certo punto di vista faccio alcuni esempi per essere chiaro. Nel nostro paese, visto che si parla di lavoro dipendente non solo, il 94% delle entrate dell'IRPEF le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati. E se il nostro paese ha 107 miliardi di evasione fiscale, poi c'è la piccola evasione, la grande evasione, ci sono tante altre cose, ma questo è un punto che deve essere affrontato. Perché in alcuni casi noi abbiamo anche l'evasione contributiva, siamo anche il paese del lavoro nero, siamo anche il paese del caporalato, siamo anche il paese che ha queste caratteristiche. E molto spesso il caporalato non è straniero, ha la pelle bianca come ce l'ho io. E quindi da questo punto di vista allora il tema che io vedo è che in questo caso bisogna anche condizionare determinati investimenti e atteggiamenti al rispetto dei contratti, all'applicazione dei contratti, a una lotta senza quartiere di chi si muove sostanzialmente in un'altra direzione. Io credo che questo sia un punto importante perché vuol dire costruire anche una cultura della legalità nel nostro paese. Perché è il momento di rivolgersi anche alla responsabilità delle persone e anche alla intelligenza sostanzialmente delle persone. Io qui vedo un punto molto preciso, perché se passa l'idea che chi paga le tasse è un coglione, scusatemi la franchezza, siamo di fronte a una regressione culturale che noi non possiamo accettare, perché se io voglio la sanità pubblica, la scuola pubblica, rilanciare negli investimenti, ho bisogno anche che tutti concorrano per quello che realmente sono in grado di poter concorrere. Questo io credo che sia un principio molto importante. Detto questo, dico anche che penso alla necessità di un nuovo statuto dei lavoratori, proprio perché lei faceva l'esempio della partita IVA o di chi ne ha meno. In questi anni la teoria era che c'erano i lavoratori di serie A e di serie B e si è teorizzato che se si toglieva qualche diritto a qualcuno che l'aveva conquistato era per darlo a degli altri. Alla fine abbiamo meno diritti tutti. Allora il punto che io vedo è proprio questo,
Un nuovo statuto per me significa che i diritti debbono essere in capo alla persona che lavora, a prescindere dal rapporto di lavoro che ha. Perché questa è una necessità? Perché in questi anni, attraverso appalti, subappalti, finta appalti e tutto il resto, si sono messi in competizione tra di loro le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Questo è un danno sociale oltre che sindacale, non so se è chiaro come concetto. E proprio perché stiamo ragionando di come progettare un nuovo paese, io penso che ci sia anche un'operazione culturale che va fatta e rimettere al centro il lavoro e la responsabilità sociale dell'imprenditore e premiare quelli che si muovono in una certa direzione, io credo vada bene. Lo smart working, lo dico in modo molto secco, io vedo questo, è un cambiamento. Quello che c'è adesso tante volte è un lavoro a distanza, remotizzato, veloce, più che uno smart working in quanto tale. Però qual è la novità con cui noi dobbiamo fare i conti? Che secondo me di qui in avanti ognuno di noi dovrà imparare a lavorare sia da remoto, come si dice, sia in presenza. Quindi in realtà ogni persona che lavora nelle nuove competenze che dovrà avere dovrà imparare a farle tutti e due. E siccome la stessa persona che si troverà a lavorare nella stessa settimana, qualche volta a distanza, qualche volta certo. In presenza, io penso che sono i contratti nazionali di lavoro che debbono regolare questa materia. E lo dico banalmente, se io lavoro in presenza e lavoro a distanza, l'orario di lavoro è sempre orario, il sabato, la domenica, il giorno, la notte sono sempre orari. Quindi ci deve essere anche una tutela di questi diritti e la formazione diventa un elemento, io credo, decisivo per affrontare questa situazione. Presidente Conte, so che ci deve lasciare da qui a pochi minuti, le chiedo un'ultima cosa. Ovviamente ciò che ci sta preoccupando tutti è ancora lo sviluppo della pandemia nel nostro paese, la famosa curva che secondo qualcuno sta forse, lei prima ci citava con anche molto animo i criteri scientifici con i quali prendete decisioni, dicevo la curva che secondo qualcuno sta in parte non crescendo più come prima, ecco, da quello che ha potuto vedere, che sta vedendo dalla cabina di regia, dal comitato tecnico scientifico, è leggermente più ottimista in queste ore sui numeri che sta vedendo o no? È ancora lontano il momento in cui possiamo dire forse si arriva davvero ad un plateau, forse davvero le decisioni che abbiamo preso hanno qualche effetto? Beh, guardi, qui non posso veramente azzardare perché non ho la palla di vetro, non ho ovviamente capacità da indovino, però posso dire che seguo con molta attenzione, lavoriamo fianco a fianco con gli esperti. Ci auguriamo che il plateau, insomma, la soglia massima sia stata raggiunta, adesso inizi l'appiattimento, sarebbe un segnale molto importante di fiducia per tutti. Non significherebbe, attenzione, lo dico subito, se oggi si confermasse ad esempio un abbassamento dell'RT, della velocità di contagio, non significa che siamo fuori pericolo, anzi, significa semplicemente che le misure stanno iniziando a funzionare. Dobbiamo continuare, proseguire. Questo mese di novembre è dedicato a questo, a contenere e riportare sotto controllo la curva di contagio. Poi quale prospettiva ci attende? Non certo quella, se riusciremo in questo intento, come ci auguriamo tutti, non quella che a dicembre riesplode una catarsi liberatoria, tutti quanti ci abbracciamo, andiamo a fare shopping forsennato, luoghi di assembramento, convivialità, occasioni di convivialità a destra e a sinistra. No, dovremo sempre convivere con un virus che starà circolando, ma se riusciamo a riportare la curva di contagio possiamo evitare le misure più restrittive, l'economia può correre, la salute la tuteliamo meglio, non vanno sotto stress i servizi ospedalieri e così dovremo continuare rispettando quelle regole di base sino a quando arriveranno i vaccini. Chiaro. Quindi a Natale stiamo soltanto con i figli e al massimo con mamma. Landini con chi può stare a Natale? Glielo dica perché ancora non l'ha capito neanche lui, ancora deve fare gli inviti. Beh, ovviamente considereremo, ripeto, la curva epidemiologica che avremo a dicembre e ci predisporremo a passare un Natale, poi se mi permettete, Natale è senz'altro nel momento, adesso al di là delle professioni religiose di ciascuno, però il Natale non lo dobbiamo solo identificare con l'occasione di fare regali, di scambiare anche dei doni, questa è una cosa molto buona, anche di far, come dire, dare un grande impulso all'economia, però anche un momento di raccoglimento spirituale e quindi il raccoglimento spirituale, insomma, farlo necessariamente con tantissime persone non viene troppo bene. Landini, i dati immagino che li monitora anche lei, è ancora molto preoccupato, vede che qualcosa può cambiare, il governo si è mosso bene con gli ultimi DPCM, i risultati secondo lei si vedranno, non le chiedo anche lei doti da indovino, quanto però una prospettiva e anche una speranza.
I dati purtroppo, come vediamo, sono preoccupanti. C'è una situazione, non siamo ancora fuori dalla pandemia e quindi c'è una battaglia ancora da portare avanti. Sicuramente sono emersi alcuni problemi, questi va riconosciuto sia le cose buone, ma anche quando ci sono stati problemi, sono stati affrontati, venivano citati prima. Sicuramente tutto il problema dei trasporti con l'apertura delle scuole è stato un tema che andrebbe affrontato meglio. Sicuramente c'è un problema di maggiori investimenti anche sulla sanità, pensiamo a tutti i tracciamenti e tutte le questioni che sono avvenute. Quindi io credo che noi dobbiamo affrontare questa situazione, il messaggio che dobbiamo mandare è che solo insieme si combatte questa battaglia, questo è il punto, e insisto, abbiamo bisogno in questa fase davvero di dare un messaggio che rimetta al centro il lavoro e l'intelligenza delle persone che lavorano, e da questo punto di vista diventa importante che il confronto che abbiamo da lunedì, come ha annunciato qui anche sugli investimenti europei il Presidente, sia anche in grado di valorizzare l'esperienza che noi abbiamo avuto sui protocolli alla sicurezza. Perché vorrei ricordare che se oggi si può ragionare, come sta avvenendo, che nonostante una crescita della pandemia non stiamo tornando a chiusure di attività, è grazie ai protocolli alla sicurezza che sono stati fatti assieme, certo, che hanno messo nella condizione di farlo. E oggi al limite c'è bisogno anche di un aggiornamento di quei protocolli, perché aver scelto allora di mettere al centro la salute e la sicurezza, certo, aver scelto tutti assieme a loro che la salute veniva prima di ogni altra cosa, è quello che ha permesso a questo Paese di poter ragionare oggi anche in modo diverso sulla gestione di questa fase, e credo che sia il messaggio che noi dobbiamo mandare per dare un futuro a questo Paese. Cioè, se io voglio chiedere alle persone di farsi carico delle proprie responsabilità, oggi non devo lasciare solo nessuno e devo rispondere ai loro bisogni e alle loro esigenze, soprattutto sul luogo di lavoro. Presidente Conte, grazie, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti. Grazie. Se mi permettete, voglio aggiungere e sottoscrivere quello che ha detto Maurizio Landini. Un'ultima cosa, 30 secondi. Quando si scriverà la cronaca, la storia di questa pandemia, a metà marzo, quelle 18 ore di confronto intenso con sindacati e con associazioni datoriali si riveleranno anche a posteriori come decisive. Quei protocolli sottoscritti hanno consentito a tutti i lavoratori di tornare nelle aziende, in fabbrica, di far ripartire il Paese in un momento delicatissimo. E Landini le ha chiesto in parte di rivederlo quel protocollo, potete ridiscutere anche di questo? Corretto, giusto, rivediamolo. Mi permetto di ringraziare le cose che ha detto il Presidente, di sottolineare, prendiamo quel metodo anche per progettare il Paese. Il metodo che abbiamo usato per arrivare al protocollo alla sicurezza, cioè che abbiamo discusso assieme, chiaro, prima di prendere le decisioni, abbiamo preso assieme anche con una discussione, e mi permetto di dire, perché il Presidente c'era, anche con un ruolo importante che il Governo in quella fase ha usato anche per arrivare a una conclusione comune. Ecco, io credo che quel metodo, e cioè un confronto preventivo che programma assieme le cose, è oggi il metodo di cui abbiamo, certo, bisogno per riprogettare il nostro Paese. Presidente Conte, grazie per essere stato con noi. Siamo contenti di non vederla in TV questo weekend, insomma, ce l'ha promesso, perché insomma quando poi si presenta c'è sempre qualche annuncio che magari non fa felicissimi gli italiani. Grazie Presidente. Grazie, grazie a tutti, davvero. Buon lavoro. Allora, buon...